musica ma soprattutto colori, colori dell'invasione arcobaleno. È arrivato ad Arezzo infatti il giorno della Toscana Pride, la parata dell'orgoglio gay che si è snodata in tutte le vie del centro di Arezzo. I messaggi principali sono due. Il primo è che anche in una città di provincia si può vivere serenamente la propria condizione a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. E il secondo messaggio è che la società civile tutta, quella che crede che aumentare i diritti ad una parte non toglie niente a nessun altro, ma aumenta il benessere di tutte e di tutte, è qui con noi, perché sono tantissime le realtà non LGBT che hanno colto il messaggio e quindi sono anche loro qui a mostrare il loro orgoglio incontenibile. La regione è orgogliosa di essere presente oggi perché comunque nell'anno, sempre, ma in particolare quest'anno è l'anno del riconoscimento delle unioni civili, bisogna sempre tenere alta l'attenzione sui diritti di tutti. I diritti sono per tutti, non senza togliere niente a nessuno, è questo il diritto. Perché essere qui oggi? Allora, il mio cartello spiega molte cose, è un messaggio che riguarda tutti, le tasse, quindi diciamo spiega molto bene questo cartello, stesse tasse, stessi diritti per tutti. La nostra battaglia è quella ancora per il matrimonio egualitario, ovviamente. Le unioni civili sono soltanto, come dire, l'antipasto di quelli che sono i diritti che ci aspettiamo. Vogliamo diritti uguali a tutti. Il messaggio è questo, perché siamo uguali. Perché non avere gli stessi diritti, diritto all'amore, alla educazione, al coinvolgimento anche delle transessuali in società? È questa la nostra battaglia.